Entriamo nel vivo della puntata, dai, partiamo subito con il primo grande argomento che riguarda Polvere di Cinema 2023, il mio cinema all'aperto. Allora, anche quest'anno porto questa cosa, non doveva essere un appuntamento regolare, però l'anno scorso ho parlato di cinema all'aperto, ho detto ragazzi raccontatemi le vostre esperienze, e una di voi, se non ricordo male Samantha, mi scrisse chiedendomi ma tu cosa faresti in un cinema all'aperto? Come lo organizzeresti? Racconta la tua esperienza di cinema all'aperto. E allora io ho colto la palla al balzo, perché la domanda era veramente bella, la si ringrazia ancora Samantha qualora stia ancora ascoltando il podcast, e mi ero inventato questo Polvere di Cinema, quindi un cinema all'aperto a modo mio, con un cartellone mio, con delle proposte mie. Potete recuperarlo, magari lascio il link qua nella descrizione del podcast, sia sul canale, l'estratto che ho postato anche sui social questa settimana, in particolare il mio profilo Instagram alessandro_dioguardi, ma ve lo lascio comunque anche se seguite il gruppo Telegram. Ecco, ricordate, in bio sul mio account Instagram trovate il gruppo Telegram, eccetera eccetera, i Patreon sono in quello Patreon, ma c'è anche quello pubblico dove semplicemente arrivano tutti i link con le notifiche, le cose che escono, eccetera eccetera, quindi siete sempre aggiornati. Però ecco, lì potete recuperare il contenuto. Comunque vi lascio tutto quanto necessario, ma al di là di questo, quest'anno ho deciso di farlo ritornare come rubrica, come appuntamento, per proporre un nuovo tema. Partiamo da una premessa: come sarebbe strutturato questo cinema all'aperto che farei io? La mia proposta era un ibrido tra qualcosa che ho già visto e vissuto e qualcosa che farei io. Allora, nel volume 3 dicevo, io farei una cosa. Sarebbe bello farlo in uno spazio dove tu puoi acchittare una situazione molto particolare. Farei un upgrade quest'anno. Io non la farei in un parco questa cosa, perché in un parco, soprattutto tipo al nord Italia, significa dare il via libera alle zanzare e far un'esperienza orribile a chi viene. Io la farei più che altro magari in uno spazio, un'arena, dove magari puoi mettere anche un sintetico temporaneo, una cosa del genere, dove la gente si può distendere, portare delle... non dico coperte, perché in Italia, oddio, la sera magari verso il sud, dove la sera le temperature si abbassano, in sud Italia, posti di mare, che si può fare in spiaggia, eccetera, eccetera, dove si potrebbe fare dipende dalle zone, però ecco, in un ampio spazio dove c'è la possibilità anche che vengano dei food truck. Io avevo pensato a questa cosa. Quindi tutte persone, anche locali, che hanno possibilità di portare dei piccoli stand, non so, chi fa la granita, chi fa il gelato, chi fa la birra, chi può servire birra, chi può servire hamburger, hot dog. Se andate all'estero, questa esperienza, Londra, Irlanda, quindi Dublino, Galway anche, in tanti posti nel mondo, in giro per l'Europa, quest'idea di cinema all'aperto dove tu vai e attorno allo schermo ci sono questi vari food truck, e quindi tutto cibo, street food, che possa essere cinese, spagnolo, qualsiasi cosa che sia street food, che attorna questo spazio, fa una sorta di circolo, dove poi nella parte clou c'è lo schermo del cinema e tu sei circondato da tutti questi servizi, e puoi vederti il film e usufruire anche di una birra, eccetera eccetera, è fichissimo. Per me è una cosa fichissima. Nutri le economie locali, crei un evento, crei un appeal per quello che è andarsi a vedere il film, oltre al fatto di vado a vedere il film. Secondo me è una cosa buona per creare movimento, ok? Quindi io lo strutturerei così. Strutturerei questa zona così. Garantirei un'apertura alle porte almeno alle ore 8 di sera, alle ore 20 si aprono le porte, si va, uno si può prendere una birra, si può prendere un hot dog, si può mangiare un hamburger, quello che è. Alle 21 comincia lo spettacolo. Io farei una cosa così, che alle 21 è ormai il sole calato, siamo tutti tranquilli, indicativamente dovrebbe essere, poi dipende dalle zone, magari nord Italia 21 ancora no, dici il film lo fa iniziare alle 21.30, 21.45, però tipo io spesso, la mia esperienza in Sicilia, alle 8 inizia già a essere buio, alle 9 è bello che buio, però magari non so, a Milano il film lo fai cominciare 21.30, 21.45, quindi le porte le apri alle 20.30, gli orari però più o meno devono essere questi, la struttura questa è, poi uno gioca sugli orari, ma questo dovrebbe essere l'elemento. Per me sarebbe fichissimo così. Ora, partendo da questa struttura, io proporrei un tema annuale per strutturare un bel cartellone di film da proporre. Ovviamente è molto relativo il tema, nel senso che tutti gli anni ovviamente c'è l'anno in cui c'è
una versione restaurata di qualche film che è bello ridarlo al cinema all'aperto, non solo in sala, perché chi se l'è perso in sala lo può rivedere al cinema all'aperto. Tipo quest'anno c'è Toro Scatenato, Anteo lo sta portando, ci sono i film del momento, esce Barbie, lo devi mettere Barbie, quindi devi per forza fare questa cosa qui per creare un compromesso, per creare appeal, per portare gente a questo evento eccetera eccetera, quindi devi fare questi compromessi. Però creerei per le altre serate qualcosa che sia a tema. L'anno scorso, se non mi ricordo male, era lo spazio, la tecnologia, una cosa del genere. Quest'anno io chiamo questo tema Amici e guai, perché voglio proporre una serie di film che sostanzialmente cosa fanno? Sono film nei quali dei protagonisti devono affrontare determinate avversità, determinate situazioni, però c'è magari un protagonista o più protagonisti, o comunque il protagonista è un gruppo di amici. C'è sempre una descrizione un po' più corale, c'è sempre un qualcosa di più corale all'interno di questo film, anche se magari il focus è più su un personaggio rispetto che altri, però la cosa va di pari passo. Ovviamente ci devono essere anche i guai, sono tutti film dove c'è un qualcosa che crea una situazione per la quale mette in moto questa vicenda e ci sono dei conflitti, dei contrasti, quindi questo è il tema. Allora partiamo, vado in ordine sparsissimo, non sono messi secondo una logica, queste sono le proposte che io farei cercando di alternare dei film per un pubblico molto vario in modo tale da attirare tutti. Il primo film che proporrei è Marrakesh Express di Gabriele Salvatores del 1989. Nel cast dico Batantuono, Fabrizio Bentivoglio, Cristina Marsillas, Giuseppe Caderna, Giorgio Alberti, Massimo Venturiello. Allora, perché propongo questo film? Allora, prima di tutto era un film che volevo mettere in una delle top estive, però non è disponibile in streaming e questa cosa è un po' un crimine. Però perché metto questo film? Perché Salvatores all'epoca fece una trilogia, e spoiler, c'è un altro film di questa trilogia in questo programma, che riguardava il viaggio, eccetera, eccetera. Era molto ganza. Ne ho scelti due perché non volevo metterli tutti e tre, ok? A mio gusto i due che ho messo sono i miei preferiti. Andando anche a memoria, perché Marrakesh Express non lo vedo da 10 anni o qualcosina, anche 12. L'ho visto l'ultima volta che avevo 24-25 anni, è passato un bel po' di tempo. E l'ho visto giusto in tempo perché poi avrei fatto il mio Marrakesh Express molto personale e molto particolare. Anzi, l'avevo già fatto. Però, al di là di questo, scelgo questo film perché descriveva in modo molto intelligente Salvatores uno spaccato di italiani che all'epoca aveva iniziato ad aprirsi, non per disperazione ma per curiosità e per voglia di esplorare, per voglia veramente di andare a vivere avventure in un'epoca dove non c'era internet, non c'erano determinate facilitazioni. Il fatto di viaggiare, di andare all'avventura, non c'era più la guerra, quella era stata cosa dei loro genitori, dei loro genitori, quindi loro erano un po' più liberi di vivere un mondo molto più sereno e quindi andavano all'avventura, chi andava in Marocco, chi andava negli Stati Uniti e faceva delle vite assurde, chi andava a Londra, chi andava ovunque in giro per il mondo, la gente partiva verso destinazioni assurde. E venivano fuori storie di vita di ogni tipo, gente che è andata, non è mai più tornata, è rimasta dove era. Non era tanto per cercare fortuna, era per cercare una risposta a quello che volevano e volevano dalla vita. Ed è una cosa che secondo me è molto preziosa oggi, perché oggi è ancora più facile fare questa cosa, oggi il mondo è ancora più incerto e io l'incoraggiamento, anche per esperienza che do ai ragazzi giovani, è: se vedete che siete un po' disperati, tra virgolette, siete in dubbio, non trovate la vostra strada, piuttosto che farvi annichilire da quello che avete attorno, provate, davvero provate qualsiasi cosa, cercate una destinazione, informatevi, perché ora avete la possibilità di informarvi. All'epoca era vado, alcuni partivano dicendo c'è un mio cugino, c'è un mio zio, oppure alcuni partivano senza sapere niente e si cacciavano in dei guai come accade in Marrakesh Express, fuori da ogni logica, fuori di testa, però andavano. E ora che noi abbiamo ancora più potere, il fatto che la gente non vada o che vada, oddio, a numeri, a livello di statistica c'è tanta gente che va,
però io invito sempre a tenere aperta questa possibilità di dire, se siete disperati, se non vedete una via di uscita, se piuttosto, ripeto, che farvi annichilire da quello che avete attorno, piuttosto che farvi atterrire magari dagli altri che si stanno arrendendo, voi non vi arrendete, piuttosto andate verso l'ignoto in modo intelligente, però andateci. Perché avete tutto il tempo del mondo per scoprire. Come ha detto oddio, non mi sto ricordando il nome, l'interprete di Dwight Schrute in The Office, in un'intervista ha detto: dai 20 ai 30 anni è un campo libero di prova per cercare di capire cosa fare, provare 10 cose e sbagliarne 14. Cioè, è quella la cosa. E quindi fate quello che volete. E quindi Marrakesh Express per me è irrinunciabile. Il film successivo, per alleggerire un po' più i toni, per parlare sempre un po' di Buddy in crisi, è Superbad di Greg Mottola del 2007, commedia scritta da Seth Rogen e il suo amico Goldman, con Jonah Hill, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse, Bill Hader, Seth Rogen stesso, Emma Stone, Kevin Corrigan e molti altri. Questo è un film fondamentale perché parla di quel periodo meraviglioso della vita di tutti noi che ci vede finire l'età dell'adolescenza ed entrare in una fase nuova della vita, più da uomo, in cui vai verso ormai, nel loro caso, non l'high school, ma il college, per noi le scuole e l'università, entri in un mondo completamente diverso, di avventure diverse, perdi un po' quell'idea di buddies che hai alle superiori, quegli amici che sono un po' come te, che ti trovi un po' perché siete cresciuti insieme, in alcuni casi un po' per caso, magari andando all'università si cambiano percorsi, città, si cambiano prospettive, si cambia tutto e quindi si apre tutta una nuova stagione della vita che cambia completamente. Superbad parla un po' di quella ricerca, per quanto sia nella commedia più folle, assurda e sopra le righe, è stato un capolavoro da parte di Seth Rogen e Goldman. Rogen e Goldman davvero hanno fatto una cosa incredibile scrivendo quel film, perché è un'opera generazionale straordinaria, cioè da lì possono solo partire degli emuli, però racconta uno spaccato della vita di tutti che è straordinario. Quindi lo consiglio, perché prima di tutto perché fa smontare da ridere ancora oggi, secondo poi perché è davvero un film che io credo tutti ci possano trovare qualcosa in Superbad a livello di personale che possa ragionare con loro, e poi proiettato al cinema d'estate, ridere con un'altra quantità assurda di persone che sono lì per divertirsi non ha prezzo. Io credo che il film diventi ancora più bello. Altro film per amici e guai, cambiamo toni completamente, Il Grande Lebowski dei fratelli Coen del 98, scusate. Perché Il Grande Lebowski dei fratelli Coen? Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julian Moore, David Huddleston, Philip Seymour Hoffman, John Turturro, Sam Elliott, Peter Stormer. Allora, un film straordinario per me, a livello di commedia ma in generale a livello di cinema uno dei pochi film che io reputo praticamente perfetti della storia del cinema. Bilanciato in ogni sua parte, hanno preso il noir, l'hanno declinato in commedia, l'hanno fatto in una maniera stupenda. Amici e guai, perché anche qui c'è un guaio, il drugo che si trova in questo caso da dover risolvere. Lui non è un detective, è uno qualunque, però si trova in questo caso, c'è questo gruppo di amici fuori da ogni logica che rimangono coinvolti e che condividono con lui questa sua avventura, quindi sta nel tema, ma lo condivido anche per lo stesso motivo similare di Superbad, nel senso che questo visto all'aperto con tanta altra gente vi spaccate dal ridere, nel senso che secondo me diventa un'esperienza quasi mistica vedere Il Grande Lebowski con un sacco di altre persone magari che lo sanno a memoria come io e molti altri e che lo guardano e ridono ancora prima che arrivano le battute, quando arrivano le battute ridono ancora di più, e poi è anche un bel modo per conoscerlo. Se non avevi mai visto Il Grande Lebowski, se te lo vedi la prima volta con delle persone che l'hanno già visto e che gli vogliono già bene, io credo che vi dia l'esperienza perfetta, perché vi trovate nel mood perfetto e quindi vi trovate nella situazione migliore possibile per guardare questo film e per farlo conoscere a qualcun altro, magari se voi portate qualcun altro. E infine scoprite un film, davvero, quando si dice, ora tutti, io in primis lo trovo un film meraviglioso, tutti siamo lì estasiati per Cena con Delitto, ovvero Knives Out e Glass Onion, relativamente è stato un buon film, non come magari Glass Onion, come dicono tanti, però è sempre un gran bel film. Però Il Grande Lebowski è proprio il film che poi ti fa dire, cavolo,
qua c'è veramente della grandissima capacità per girare quell'opera così seria in qualcosa di comico e farlo riuscire a funzionare, perché Il Grande Lebowski è un noir che funziona perfettamente. Andando oltre, Lupin e il castello di Cagliostro di Hayao Miyazaki del 1979, l'edizione ovviamente italiana. Io non faccio il dispetto di proiettarlo in giapponese, guardiamolo doppiato, con il miglior doppiaggio possibile, però perché questo film, a parte che io ci butto sempre un'animazione, ma anche perché il castello di Cagliostro, oltre ad essere uno dei miei film preferiti d'animazione giapponese, oltre ad amarlo tantissimo perché Lupin e il suo gruppo di eroi, il suo manipolo di spalle, Jigen, Gemon, Zazà che lo rincorre, che è un po' è un nemico però è sempre una spalla all'interno di questi film, ed è uno dei film più belli dell'animazione giapponese, è stupendo, deve essere bellissimo da vedere sul grande schermo e da vedere in una bella notte sotto le stelle, secondo me diventa ancora più evocativo, romantico, ed è a suo modo una sorta di film con amici e guai, molto 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 interessante, però è anche molto romantico, bello. A qualcuno piace Caldo di Billy Wilder del 1959, Tony Curtis, Jack Lemmon, Marilyn Monroe, George Raft e molti altri, è un film straordinario, Billy Wilder ha fatto la storia del cinema con questo film, anche qua amici e guai, scappano, si travestono, finiscono a fare determinate cose, equivoci, è un film meraviglioso, anche qua amici e guai. E cosa dire, Billy Wilder è regista dal quale imparare, è un film poi meravigliosamente moderno, soprattutto per come stiamo vivendo certe cose ora. A qualcuno piace Cardo, vedere un film del 59 che ha, senza fare spoiler, quella morale a un certo punto del film, così rimango quanto più vago possibile, tu dici porca miseria come erano avanti all'epoca per certi versi, nonostante la società fosse un po' indietro, però vederlo oggi dici ci dovremmo un po' vergognare di non essere già arrivati dove loro indirizzavano nel 59, però un film meraviglioso. Scream, per buttarci un horror, del 1996 con Wes Craven, David Arquette, Neve Campbell, Courtney Cox, Matt Lillard, Rose McGowan, Skeet Ulrich, Jamie Kennedy e molti altri ovviamente. Perché Scream? Oltre perché è uno degli slasher che ha innovato un genere, che ha settato gli standard moderni dello slasher, che è un film meraviglioso, e scoprirlo, poi sai, lo scopri all'aperto, dove sei attorniato da cose, situazioni, c'è un po' l'idea che possa arrivare Ghostface, non ti piglia male, magari essendo poi attornato da estranei, però anche qui amici e guai, perché sono un gruppo di teenager che vengono minacciati anche qui da un killer, perché qua non lo posso dire, però amici e guai riguarda anche il killer, ed è perfetto, secondo me aderisce al tema ed è straordinario da scoprire se non l'avete mai visto, o da vedere all'aperto, perché appunto sta situazione di tensione un po' secondo me te la mette. Guardiani della Galassia volume 3 di James Gunn di quest'anno, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillian, Pom Clementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn. Perché? Perché come dicevo prima è un po' dovuto mettere un film di quest'anno in una rassegna di cinema all'aperto, e Guardiani della Galassia di notte all'aperto, sul cielo, magari un bel cielo stellato, e che ci devi fare? È perfetto. Oltre al fatto amici e guai, anche qui sono degli amici che salvano la classe perché ci vivono, però sono un po' tutti degli outsider, degli scacciati, un film commovente, è l'apice di una saga, probabilmente il migliore dei tre, è un film straordinario e secondo me visto sotto le stelle è perfetto. Donna Salvadores, a questo punto Gom, Mediterraneo, del 91, Diego Batantuono, Claudio Bigagli, Giuseppe Caderna, Claudio Bisio, Gigio Alberti, Ugo Conti, Memodini, Vasco Mirandola. E qua torniamo alla Seconda Guerra Mondiale, se non mi ricordo male, con questi soldati che vanno a presidiare un'isola della Grecia nel Mediterraneo durante la Seconda Guerra Mondiale. E lì succedono una serie di cose. È molto bello perché Mediterraneo lo mando in televisione in continuazione, per fortuna. Contrariamente a Marrakesh Express, che secondo me non viene mandato. Forse perché Mediterraneo mi pare che andò anche agli Oscar. Questa è un'informazione che non ho controllato, perché non sono stato a controllare quel tipo di informazioni. Però ecco, è un film che portiamo molto, e si trova anche sulle piattaforme streaming, però lo portiamo con orgoglio perché ci ha rappresentato molto bene. Perché? Perché è una storia stupenda.
di amici, commilitoni che vivono una situazione come quella della guerra. Là erano amici che vivevano il post-guerra, la libertà di viaggiare, di andare in giro, scoprire l'avventura. Qua è un'avventura un po' forzata, un gruppo di... cioè, non è che erano soldati addestrati, la gente era andata in guerra così, perché si doveva andare in guerra. Che lì si trovava lì un po' così, e sono di descrivono un po' l'Italia, persone diverse, con idee diverse, con amori e visioni diverse. Una bella commedia, un bel film molto interessante che descrive una parte di un'epoca della nostra storia, ed è sempre bello scoprirlo e vederlo anche qua all'aperto. È un'ottima occasione, secondo me. Poi Mediterraneo, in Italia d'estate, che devi fare? Poi se sei magari in Sicilia, in queste zone che danno davvero sul Mediterraneo, beh, perfetto. Booksmart, La rivincita delle sfigate di Olivia Wilde del 2019. Bini Feldstein, Caitlin Dever, Jessica Williams, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow, Will Forte, Skyler Gisondo, Mason Gooding. Perché questo film? Perché è un remake che Olivia Wilde si offende se glielo fanno notare, ma è un remake di Superbad, solo che al femminile, solo che è declinato per una nuova generazione, perché la generazione di Superbad chiaramente non c'è più, o meglio è cambiata. L'esperienza della high school e tante cose sono cambiate, la percezione, il titolo italiano orribile, La rivincita alle sfigate, perché la percezione dello sfigato, quello che studia, Booksmart è più calzante perché le due protagoniste hanno questa intelligenza da libro, di chi ha studiato tanto, di chi studia tanto, ma non da chi effettivamente ingaggia la vita, che quindi ingaggia determinate esperienze sociali, e vengono abbattuti tanti stilemi. È un film con una sensibilità diversa, con Olivia Wilde con una regia incredibile, che Superbad non ha. Greg Mottola, che era il regista di Superbad, se non ricordo male, sì, non ha questa sapienza nel dirigere il film. La Wilde ce l'ha molto di più, è meravigliosamente recitato, è un remake uno a uno praticamente, perché le situazioni sono riportate, il flow del film è riportato esattamente allo stesso modo, anche se riguarda un tema diverso, però anche qui crescita, passare in una nuova fase della vita, però racconta ovviamente nuove generazioni, però è un film meraviglioso, quindi può prendere una nuova parte di pubblico che magari Superbad non prende. Chiudo con The Blues Brothers di John Landis del 1980. Perché? Perché io credo che una serata d'estate fuori con questo film meraviglioso, con Dan Aykroyd, John Belushi, James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, Steve Cropper, questi meravigliosi artisti che si esibiscono in esibizioni canore, alcune che sono storia della musica, che si esibiscono grazie alla regia di John Landis in momenti di recitazione fantastici, momenti di azione, di comicità incredibili, un John Belushi in forma incredibile, Dan Aykroyd anche lui straordinario, dinamico duo molto particolare, i fratelli Elwood se non ricordo male. Però ecco, cosa dire, è un classico, c'ha della musica incredibile, quindi fuori all'aperto avere questa esibizione con questa musica straordinaria nello schermo, nel cinema, è una sensazione completamente diversa. Secondo me all'aperto diventa veramente una festa Blues Brothers, altro che RRR. Se la gente non si alza a ballare per Blues Brothers come ha fatto negli IMAX in modo ridicolo negli Stati Uniti, sta male. Cioè, nel senso che se ti sei alzato a ballare per RRR per spestiare i piedi, per andare sui social, stai veramente male. Se sei fuori, sei fulminato, non stai bene, vuol dire che... Poi sono quelli che dicono essere libero, è fatto una cosa perché la facevano tutti, perché è la mania del momento. Blues Brothers invece che ha una soundtrack fuori da ogni logica, che con anche le coreografie e la regia di Landis è super coinvolgente, diventa veramente una festa secondo me all'aperto, davvero la gente si alzerebbe spontaneamente a ballare perché è bello. E questo, ragazzi, è il mio cinema all'aperto, la mia polvere di cinema 2023. Spero che l'edizione e le proposte vi siano piaciute, magari un paio di serate le potete organizzare tra di voi, tra amici, mettete, come dicevo anche con le altre rubriche, vi mettete un telone, una cosa, un proiettore nel vostro giardino con i vostri amici, vi fate una bella serata senza rompere lo suevos a qualsiasi vicinato, magari nel rispetto di trovare uno spazio che vi offra questa possibilità, vi potete fare una bella serata di cinema d'estate con i vostri amici, considerando che sta arrivando l'ondata di caldo più incredibile, terrificante dell'universo. Magari
magari stare fuori e vedere il cinema fuori diventa anche gradevole, con appunto una birra, una cosa, diventa una bella occasione anche per stare insieme e per evitare di soccombere a questo caldo fuori da ogni logica.